Valentina. E allora sì, ci sono tante cose da dire su questo alimento che è alla base della nostra dieta mediterranea e ancora non si sa proprio tutto. Allora andiamo nella Tuscia dove Francesco Gasparri ci condurrà alla scoperta di come nasce un vero olio extravergine d'oliva. Vediamo. Questo è il momento giusto per la raccolta delle olive. Abbiamo iniziato da circa 10 giorni e grazie al tempo stiamo andando avanti speditamente. Una volta la raccolta era a mano con la famosa brucatura, no? Tanto sudore e fatica nelle braccia, ora invece ci pensano le macchine. Questo è un pettine rotativo che vibra e quindi permette il distacco delle olive dalla pianta in maniera molto facile. Non si rovina la pianta ovviamente. Non si rovina la pianta assolutamente, naturalmente la sensibilità dell'operatore è importante. Le olive vengono raccolte dalle reti e portate al frantoio. Vengono portate al frantoio, conferite in questa tramoggia per essere defogliate e pesate. Il primo passaggio è il lavaggio delle olive con acqua potabile. Dopodiché le olive vengono passate al frangitore per essere schiacciate. Si forma una pasta di olive che va all'interno delle gramole. La temperatura è importante per la famosa dicitura spremitura a freddo. Sì. Dopo viene portata all'interno di una centrifuga orizzontale dove c'è la separazione tra la parte solida e la parte liquida. Come sarà quest'annata? Quali sono i dati? Diciamo che dopo la pessima campagna dello scorso anno, quest'anno finalmente troviamo un segnale positivo. È una campagna diciamo eccezionale soprattutto nel sud Italia. La Puglia prima tra tutte produrrà un 50% di olio italiano, poi bene la Calabria, la Sicilia, la Sardegna, la Basilicata, un po' meno le regioni centrali, Lazio, Toscana e Umbria. Segnale positivo anche nelle Marche e in Abruzzo, negativo totalmente al nord Italia, Liguria e Veneto. Però sicuramente avremo un olio di ottima qualità, un extravergine eccezionale. Per quanto riguarda le nostre filiere è totalmente tracciato, quindi un 100% italiano garantito per i consumatori. Olio italiano extravergine d'oliva. E allora...